Io qua mi farò qualche nemico. Sperando, anche sì. Te, scusami, metti la borsa in mezzo alle sedie. Amici di OneFootball, ben ritrovati sul nostro canale. Dopo una settimana di pausa, perché dovevamo valutare alcune maglie arretrate, torniamo con una tier list esultanze, episodio numero 3. Siamo già all'episodio numero 3. Signore, già è una trilogia. Pazzesco, ne abbiamo altre 10 oggi. Fateci sapere nei commenti, mi raccomando, se ve ne vengono in mente altre rispetto a quelle che porteremo oggi e alle altre 20 che abbiamo già portato. Le vostre preferite, i vostri giudizi su queste. Bello di categorie. Aspetta che me le ricordo. Al top, la statua equestre. Al secondo gradino, dipinto al Louvre. Giusto, ecco. A metà strada il trafiletto di cronaca, insomma, stiamo valutando per memorabilità il trafiletto di cronaca. È quella cosa, sì, carina, che ti fa sorridere, poi il giorno dopo te la sei già scordata. Poi invece, insomma, non tutte le esultanze riescono particolarmente, quindi ci sono quelle che ti creano imbarazzo e disagio e quelle per cui i tuoi compagni di squadra ti prenderebbero a coppinazzi nello spogliatoio. Dopo aver ricordato le categorie, allora partiamo con la prima esultanza, simbolo degli anni 90, segnato un po' in qualche modo gli anni 90, anche questa. Sono già tornato bambino. La seconda metà, beh sì. Al campetto tutti, da me al campetto tutti, non importava che squadra ti fassero. Maglia sopra la testa come Ravanelli. L'esultanza è nata quando, ai tempi della Juve, no? Tra il 92 e il 96. Credo fosse anche il periodo in cui cominciavano a inserire il cartellino giallo per il giocatore che si levava la maglia. E quindi non sono sicuro, forse questo sto dicendo una cavolata, ma questa diciamo che è anche un po' una sorta di sotterfugio per evitare ammonizioni. La canottierina sotto anche molto anni 90. Molto anni 90, guarda che belle con le ascelle, bellissimo. Che fantastico. E poi ha spiegato poi Ravanelli quando è nata questa esultanza, durante una partita contro il Napoli di Bosco. Che non stava andando benissimo, allora Lippi durante l'intervallo ha detto: ragazzi, mi raccomando, dai, ora siate dei guerrieri. Ha segnato e è venuto in mente di mettersi la maglia sopra la testa e da lì ha continuato e l'ha usata poi anche negli anni a venire, per l'ultima volta con la Juve, iconica, la finale di Champions League del 96 contro l'Ajax, iconica. Poi è riconosciuta anche all'estero, perché comunque avendo giocato al Middlesbrough, avendo giocato in Premier, lui è tra quei giocatori per cui c'è sempre un occhio di riguardo anche in terra d'Albione, quindi quando spulci le classifiche delle esultanze eccetera, a volte capita che spunti, capita anche se questa. Sono testate britanniche. Uh-huh. E io dico statue equestre. Ci sta, sì. Ci sta. Anche se lui magari, sai, è rimasto un'icona, però un po' in disparte, no? Perché comunque ha condiviso il campo con giocatori come Baggio, come Del Piero che certo. Sono stati più iconici, però è stato a suo modo un eroe. Magari, però lo sai che... magari la statua equestre non gliela fanno... Ero piccolino io in quegli anni lì, però Ravanelli è uno di quelli, forse per il cognome, che mi ricordo veramente bene. Beh, e per sì, i capelli sì. Anche. Brizzolato da sempre praticamente. Esatto. Penna bianca. E veniamo ad alcune esultanze un po' più moderne. Stavamo parlando d'ascelle. Allora copriamocelo queste ascelle, vai. Come Kylian Mbappé, che quando esulta si mette così con le braccia conserte, che poi chiaramente lo sappiamo tutti, no, come è nata questa esultanza. Che l'ha fregata il fratello, l'ha no? Fregata il fratello. Ma in realtà secondo me la facevano da prima, insomma, il calciatore. Così. Però è questa è diversa, capito? Un po' è la sua, la colleghi sì, direttamente sì. A lui. Se me la ricordo bene, giocavano a FIFA. Giocavano a FIFA e quindi il fratello esultava così e lui gli ha rubato. Sì. Tra l'altro non so se ti ricordi, cioè nel 2014 alla Coppa del Mondo ha cominciato a mettere le grafiche in cui vedevi i giocatori non più il mezzo busto fermo foto, così. Ma che si giravano e facevano. Sì, e vedevi che alcuni erano proprio in imbarazzo, non sapevano dove mettere le mani, chi faceva così, chi faceva... Non, sì, era fantastico, avevano fatto addirittura un articolo in cui avevano fatto i campionati del mondo di braccia conserte, avevano preso tutte le grafiche, avevano trovato i migliori e c'era questo, non mi ricordo, forse era Choupo-Moting o forse qualcuno, non mi ricordo. No, era fantastico perché aveva proprio una cosa, faceva... E faceva sto sorriso smagliante, sembrava Gamberone di My Name Is Earl. Era l'ultimo take, va bene? Fantastico. E quindi niente, questa esultanza mi fa sempre ricordare queste cose. A me non è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto la volta scorsa per Dybala, per dire, no? Quelle esultanze che sì, cioè, so, sono diventate brand, sono diventate iconiche a loro modo perché il giocatore è...
ha un impatto mediatico forte, però a me personalmente non trasmette molto. Mi potrebbe piacere di più se fosse accompagnata da una faccia meno presuntuosa, ecco. So che è mezz'asta, no? Tutto un po', non lo so, ma è troppo gang. Cosa, perché comunque ci arriveremo presto, credo, ma c'è anche questa cosa che fa un po' Brandy, il calciatore che fa la cosa, no, strabiliante, no, e poi fa quello tranquillo, serafico, come dire, questa è una passeggiata, è un po' una, sì, diciamo... Ah, ho capito cosa intendi, sì, è un modo di dire... potrei fare ben altro, cioè questa non è niente, è un mercoledì pomeriggio per me. Boh, io dico, ripeto, secondo me ha la sua memorabilità, sì, è dovuta alla cosa, no. E quindi voglio essere oggettivo, anche se a me non piace particolarmente, come, e quindi dico dipinto al Louvre. Ok. Perché comunque è a Parigi, e quindi sono due passi. Quindi tu? Io la metto in mezzo, Trafiletto di cronaca. Mentre devo dire che questa, non so, forse perché mi sta simpatico lui, perché... Secondo me spacca questa, ed ha anche un gran bel significato. E c'ha anche quella, c'ha questa cosa del signore la pacchia, ma lo faccio come se stessi facendo yoga al parco. Sì, ma in realtà secondo me è una cosa che vuole ricordare a se stesso, perché lui ha ammesso, no, di essere molto amante della meditazione, che è una cosa che lo tranquillizza, e mi stupisce che un ragazzo della sua età così giovane pratichi questa disciplina qui, no? Diciamo un po' un monito a se stesso di non montarsi la testa, di... E forse anche un esempio, credo che tutti abbiamo bisogno di meditare un po' di più, forse. Ma io... Di questi tempi, quindi... Quindi? Dove la metti? Io questo è un bel quadro al Louvre. Io vado a statue equestre perché mi piace. Attenzione, qui ragazzi stiamo... Avevamo già parlato Del calciatore del calciatore, di un'esultanza del calciatore. Okay. Fra l'altro mi è venuto in mente, poi non era neanche una novità, nella prima tier list avevamo messo l'esultanza di Mertens, in cui pisciava contro la bandierina del calcio d'angolo, mi mando un cane, ma in realtà c'era stato George Finidi della Nigeria che aveva fatto una Coppa del Mondo, penso fosse nel 98, nel 94, non mi ricordo. Era stato il primo. Mertens è un po' uno che se le va a cercare, ecco. È bello se ne parla, se ne parla. Sempre a imitare qualcos'altro o qualcun altro, giusto? Sì, in questo caso il magazziniere. Del Napoli, che fa questo balletto un po' trash, per anche un po' per sdrammatizzare l'ambiente, eccetera. Io devo dire, sto vedendola dopo aver visto un sacco di polemiche, visto che ha fatto l'esultanza anche domenica contro la Lazio, ho visto polemiche sperticate, dicendo però insomma a un certo punto sì, può non piacere, a me non piace, io la metto nei coppinazzi in spogliatoio, però a un certo punto uno... Io invece credo a me Mertens, sta simpatico, piace come giocatore, però penso che se fossi suo compagno di squadra, chiaramente non se fossi con le mie doti atletiche, che non è offensiva per le confronti sono quelle cose che in uno spogliatoio che ho vissuto io ti tirerebbero un bel 5 dita rosse qua, di quelle che... Ma... Non lo so, io credo che per l'ambiente Napoli funzioni benissimo questa esultanza. Ti segue a ruota se tu fai una cosa del genere. Infatti, quando l'ho fatta una delle prime volte, tutti dietro, no? Sì, no, chiaro. Io do la mia. Cioè, e poi mi piace perché dà proprio l'idea di non volersi prendere troppo sul serio. Quello no? Sì, anche. Quello assolutamente, quello mi piace. Di prenderlo anche come un gioco, come giusto che sia. Sì, quello sì. Però non leva che un coppinazzo glielo darà. Secondo me fa sempre discutere, quindi non è più trafiletto di cronaca. Trafiletto di cronaca? Lungo, secondo me. Sì. No, cioè la Gioconda è di fianco. E di fianco Mertens, capito? Questa qui è proprio una trashata. Questa è la nostra quota Inter. Attenzione. Perché non può mancare. Un'esultanza interista. Come può mancare una cosa del genere? Ragazzi, la bomba di Brozovic, che è lo scorso maggio della passata stagione, dopo aver segnato contro la Roma. Tatuaggio, credo, questo qui sul collo, appena fatto, quasi fresco. E appunto fa utilizzo di questo tatuaggio per andare a esultare con Barella e anche Sensi, mi sembra, dalla panchina. Quindi prende la bomba, la sgancia, la lancia, tutti giù e poi saltano in aria.
Insomma, è una bella scenetta. Qua devo andare sul trafilato. Anch'io. Perché no, ma sì, però ci stava a metterla perché comunque ha fatto discutere quel periodo, no? È stata un po' anche un meme per un periodo, quindi... Sì, però si è abbastanza esaurita, diciamo. Sì, sì, esatto, quindi, esaurita lì. Infatti, buono che non l'abbia più ripetuta. Questo sì. Fai tutto tu. So che c'è delle storie da raccontarmi in questo caso. Questa è una famosa esultanza legata al derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce, quando l'allenatore del Galatasaray era lo scozzese Graham Souness, che di per sé è già un bel personaggino, uno. Io mi ricordo questa compilation che mi guardavo a rotazione, ma parliamo di 10 anni fa. Sui giocatori più cattivi al mondo, gente tipo Vinnie Jones, eccetera, e c'era questa azione, penso di Graham Souness, in cui lui, palla al piede, staccava il piede dal pallone per tirare un pestone sui gingilli all'avversario che aveva di fronte e poi ripartiva. Quindi, insomma, è bello. Quindi abbiamo capito il personaggio. Bello scozzesone alla Bagby di Trainspotting, anni 90, capito? Sì. Sì, metà sì, anni 90, credo sia il 95-96. Ok. Derby in Istanbul. Coppa di Turchia. Il Galatasaray vince, stanno esultando. Souness aveva da poco fatto un'operazione al cuore e dalle tribune gli urlano... Si stanno passando sto bandierone gigantesco del Galatasaray e sono nello stadio del Fenerbahce. Dalle tribune, lui prende in mano il bandierone, dalle tribune un tifoso avversario gli urla, gli dà dello storpio per via dell'operazione. E lui si gira e gli urla, adesso ti faccio vedere chi è lo storpio, e corre nel mezzo dello stadio del Fenerbahce e pianta questo bandierone gigantesco del Galatasaray. Poi si gira, vede i tifosi del Fenerbahce che cominciano a scavalcare le cancellate e corre a tutta birra negli spogliatoi. Quindi questo già basterebbe. Bellissimo. Questo già basterebbe, ma c'è stata la vendetta. La vendetta da parte di un capo ultra del Fenerbahce, detto Rambo, che poi non è un tizio tutto muscoloso, è uno un po' magrolino, un po' fuori veramente come un ballatoio, che continua a rimuginare su questa cosa che è successa e allora decide di introdursi nottetempo nello stadio del Galatasaray il giorno prima della partita con il bandierone del Fenerbahce. Si nasconde sotto un cartellone pubblicitario, sai, quelli geniale, triangolari, sta ad ascoltare, quando capisce che la partita sta per iniziare, che taglia il cartellone, esce fuori con un coltellazzo bellissimo da cucina gigantesco, arriva in centro, pianta la bandiera e si difende col coltello, non fa avvicinare nessuno, sono dovute arrivare forze dell'ordine, più di un agente per bloccarlo e portarlo via. È una storia pazzesca che ha dentro tutta la follia del calcio turco, volendo. E pazzesco, io vado statue equestre, ma perché sì, non si può andare più su, no, capito? Vabbè, questa è qualcosa di meraviglioso. Io qua mi farò qualche nemico. Sì? Sì. Perché... Che anno era? iPhone... 2012. Ma che iPhone è questo? Tu guardi l'iPhone, io guardo la... la maglia. La maglia. No, forse... No, aspetta, questa è 2013, credo, la maglia. Perché è una 2015. Delle prime maglie. 2015? Sì. Allora, c'ho una brutta memoria. Derby. No, sì, è stagione 2014-2015. Gennaio 2015, Roma-Lazio. Sì, perché questa era la maglia di... Ok. Quindi... Io non sono, mi prenderò un po' di insulti, deluderò qualcuno, ma non sono un grande ammiratore di questa esultanza. Anche perché mi ricordo sempre che questa esultanza è un pareggio e non una vittoria. Quindi mi rimane sempre un po' così. Poi ha fatto la storia. Tra l'altro è stata votata anche tra le 10 migliori esultanze del decennio dal popolo giallorosso, cioè, attraverso i suoi canali. C'è quella di Florenzi che corre sugli spalti e abbraccia la nonna. Non lo so se c'è. Ma no, quanto mi ha emozionato quel momento. Comunque, il selfie di Totti, ragazzi. Io ti dico, dipinto al Louvre, però bellissimo. Appunto non sono lì, non è, secondo me non è una delle più riuscite della sua carriera, nonostante sia in qualche modo una delle più memorabili comunque.
Oddio, lo fa con originale. Una leggerezza, con una tranquillità, secondo me. Ma su quello c'è da dire, Totti, sulle esultanze, diciamo che c'aveva il tocco, ecco. C'aveva il tocco, e quindi anche questa, che a me personalmente non piace tanto, perché appunto mi ricordo che il risultato è stato positivo. Ma per il risultato o per il gesto? Per il risultato, risultato, è quello. Perché... Ma era il gol del vantaggio o il gol del pareggio? Era il gol del pareggio, se non sbaglio. Era il gol del pareggio e quindi niente, poi certo è difficile che abbia sbagliato un'esultanza. Quadro a lungo. Siamo d'accordo. Vero, sì, ok. Passiamo a Pazzini. Questa esultanza, ve la ricordate, no? Pazzini ha spiegato anche lui poi il motivo di questa esultanza. Praticamente nasce ai tempi di Firenze, quando giocava con Luca Toni. E Luca Toni faceva così, e allora lui controbatteva così. Diceva che proprio era una roba da... lo faceva qualsiasi ora del giorno, questa cosa qua, no? E quindi è stata un po' la sua replica. Trafiletti. Iconica anche questa, no? Oh. No, secondo me c'è proprio una differenza abissale tra... di Luca Toni, vai, perché poi c'è stata la canzone di Mazza Knop che l'ha reso ancora più trash, l'ha reso un meme prima che esistessero i meme, e questa che sì, no, tutto sommato super iconica degli anni 2000 comunque, no? No, per me no, non così tanto. Quadro a lungo, trafiletto di cronaca. Ok. Mondiale del 1998, Danimarca-Brasile. Era l'ultima partita di Laudrup, no? L'ultima? Mi sembra di sì. Però... perché credo fosse la terza gara del girone, la Danimarca forse era già eliminata e quindi ha salutato così la nazionale danese. Fra l'altro... Bello. Ma sai fra l'altro perché? Perché il figlio gli diceva che le sue esultanze erano noiose. Ah sì? Ah sì? Allora lui è saltato sul prato, si è messo lì, bello tranquillo. Sì sì, si è appoggiato così come se fosse in spiaggia. Ah, questa cosa è interessante, questa cosa. C'è questa cosa, no, di genitori che bullizzano i figli. C'è sempre un suo perché. Trafilettino, che dici? È carina. È carina, è sì. Carina. Però vabbè, non penso sia rimasta così nella memoria, okay, sì, collettiva come altre. Andiamo al mondiale di 4 anni dopo, Nigeria-Svezia, se non sbaglio. Sì. Questo giocatore nigeriano, Julius Agahowa. Non mi ricordo il nome. Ragazzi, quindi è attenzione. Tutto affidato a te. Ma quante ne ha fatte? Ma non lo so. Le hai contate? Non le ho contate, ma era impossibile. A parte erano velocissimi. Sì, sì, sì. Quante ne ha fatte? Contiamole. Cioè, allora, le contiamo. Le contiamo, cosa contiamo? Il 180, dobbiamo contare... Tutto, da mano a mano, da quando si appoggia con le mani... No, dobbiamo contare i gradi, come si fa nel pattinaggio artistico, eccetera. Gradi. Allora, così poi... Giusto, giro completo. Googolando Julius... Insomma, comincia a saltare, a fare queste capriole all'indietro alla Oba Oba Martins, con salto finale che veramente... Julius Agahowa. Agahowa. Aspetta, lo metto anche a rallent, così possiamo contare... Oh. Che qualità. Ma qua facciamo le cose sul serio. Fra l'altro un pregevolissimo gol, crossone da destra e colpo di testa in tuffo. Mamma mia. Già si cappotta di suo, poi comincia a correre. Braccia aperte, in avanti. Mano in giù, in avanti. 360, 3, 720, 4, 1080, 5, cosa viene? 1440. 6. E poi il calciato. E la settima... Quindi sono 2180 so, gradi. Qua sei tu, qua è la matematica, io me ne lavo le mani. Andiamo bene, c'avevo il debito. Professor Lietti. Professor Salerno. Andatevela a vedere. Insomma, sette capriole sono tante, perché... ma l'ultima poi, che spinta. No, sì, capito. Davide mi ha fatto prima, quando gli ho fatta vedere, ha fatto la gag in ufficio, ha detto guarda. E sì, nel fare un passo è inciampato nella mia borsa e stava cappottando. Ma anche te, scusami, metti la borsa in mezzo alle sedie. Perché magari ti propelleva verso la capriola, e quindi noi a quanti gradi riusciamo ad arrivare in capriola? Pochi, io a 90, nel senso che mi sbatto per terra di faccia e è finita lì. Probabilmente sì, già tanto se appoggio le mani. Poi oggi siamo in forma, siamo energici tutti e due. Dai, andiamo fuori a fare le capriole. Dai, direi che è arrivata l'ora. Voi intanto lasciate un like a questo video se vi è piaciuto ed iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. E fateci sapere nei commenti quante capriole consecutive riuscite a fare. Siamo proprio curiosi.